Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, pronostici della decima giornata di Serie A. Dunque, non ci incischiamo e iniziamo subito con la partita che apre appunto questa giornata, che è Atalanta-Parma. Si gioca sabato alle 15. Vedo francamente una partita molto equilibrata, non mi stupirei che finisse in un bel pareggio, magari 0-0, quindi comunque pareggio, giocherei anche, azzarderei un under. Empoli-Juve alle 18, io credo che la Juventus debba rifarsi dopo il pareggio col Genoa e non fallirà la partita del Castellani, quindi questo non ho particolari problemi a mettere 2. Così come non ho problemi a mettere 2 alla Fiorentina, perché il Torino lo vedo francamente in difficoltà enorme e credo che la Viola andrà a vincere all'Olimpico Grande Torino sabato sera. Domenica alle 12:30 derby Felsineo e Sassuolo-Bologna. Questo bel derby emiliano vedo e secondo me vantaggio il Sassuolo, quindi metterei l'1 appunto alla squadra della provincia di Modena. Cagliari-Chievo, vedo favorito il Cagliari, quindi giocherei distinto l'1, ma alla fine mi voglio fidare del Chievo, secondo me il Chievo farà una grande partita e quindi gioco il 2 per il Chievo. Genoa-Udinese, 2 dell'Udinese, il Genoa secondo me ha fatto la partita della vita con la Juve, pagherà un po' le energie di questa partita, quindi 2 dell'Udinese. Spal-Frosinone è una spareggio salvezza e credo che la Spal sia più forte, quindi metto l'1 alla Spal. Milan-Sampdoria, partita molto be bella, interessante, metto la vittoria del Milan però che si rifarà secondo me dopo il derby. Le due partite, quelle più interessanti della settimana, sono Napoli-Roma che andrà in scena alle 20:30 di domenica e qua vedo il risultato di pareggio come risultato più probabile, quindi mi giocherei la X e leggermente in vantaggio secondo me la Roma. Il Napoli ha speso tantissimo col PSG, la Roma ha avuto una partita abbastanza facile, quindi l'istinto è X2, ma scegliendo un X2 metterei proprio l'X. Secondo me, poi tra l'altro tra Napoli e Roma è un sacco che non finiscono in parità. Alle 20:30 invece di lunedì va di scena Lazio-Inter remake della partita che l'anno scorso diede la Champions ai nerazzurri. Secondo me qua l'Inter ritroverà la vittoria, quindi giocherei il 2 dell'Inter. Ricordo a tutti che tutte le partite verranno trasmesse da Sky, tranne Torino-Fiorentina, Sassuolo-Bologna e Spal-Frosinone che andranno in diretta su DAZN. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!